Passiamo con il nostro terzo allenamento. Oggi faremo qualche esercizio per riscaldare l'addome. L'addome è importante perché esercitando tutti i muscoli del centro del corpo, appunto, riusciamo a sostenere meglio la colonna vertebrale, rinforziamo non solo i muscoli dell'addome, ma tutti i muscoli del collo, quindi del cosiddetto corsetto che ci aiuta a stare dritti in maniera corretta. Allora, ci sdraiamo. Prima ci mettiamo magari su un fianco e poi ci mettiamo supine a pancia sopra. Le gambe sono parallele, i piedi sono aperti alla larghezza del bacino e sentiamo bene appoggiati al tappetino la testa, il punto tra le scapole e l'osso sacro. Se qualcuno ha bisogno di un supporto sotto la testa per stare più comodi, lo può mettere. E da qua inspiro, porto le braccia su. E fuori aria scendo mantenendo bene le spalle aperte. Le dita delle mani sono lunghe, c'è energia fino alla punta delle mani, delle braccia. E partiamo i palmi al soffitto e i palmi al tappeto. Inspiro, fuori aria scendo come se portassimo su qualcosa e poi lo lasciamo cadere. E poi portiamo le braccia a taglio. Quindi le mani sono come due coltelli che vogliono tagliare l'aria. E rimaniamo su. Facciamo scivolare la scapola destra verso il soffitto e l'aria appoggiamo al tappetino. Inspiro sinistra, fuori aria scendo, tutte e due insieme le porto su, scivolano lungo la gabbia toracica le scapole e ritornano giù. Salgono come due saponette, tornano giù come due ancore pesanti. Sentiamo bene di agganciare le scapole alla gabbia toracica. Apriamo le braccia lateralmente e le richiudiamo. Inspiro, apro, fuori aria, chiudo. Inspiro, apro, fuori aria, chiudo. Rimango qua, incrocio le dita delle mani, faccio un cestino dove vado a mettere la testa dentro. I gomiti sono nel campo visivo, quindi non sono né abbandonati né troppo chiusi, ma con la coda dell'occhio dovremmo riuscire a guardarceli. Sentiamo bene la testa pesante nelle mani e veniamo su con testa, spalle e collo e ci andiamo a guardare l'ombelico. Attenzione a non venire su partendo dal collo, dalla testa, ma sentiamo bene che lo sterno che spinge giù, che si vuole avvicinare all'ombelico. Vengo in flessione, inspiro, rimango un attimo e fuori aria ritorno, scendo. Le spalle sono lontane dalle orecchie. Facciamo ancora qualche ripetizione. Sentiamo che il mento è lontano dallo sterno, lo sguardo subito si indirizza al pube e ritorno, scendo. Sentiamo proprio di chiudere una zip dal pube all'ombelico. Sentiamo di rimpicciolire la distanza tra il mento, tra lo sterno e l'ombelico e al prossimo rimaniamo su e cerchiamo di venire ancora un po' più su, aumentando la flessione della colonna vertebrale. Ancora 4, 3, 2, tensione alla testa, 1 e stop e ritorno a scena. Ok. Andiamo a fare adesso un esercizio per sentire bene gli addominali obliqui. Quindi riscaldiamo un pochino tutti i muscoli dell'addome. Veniamo su da qui, che siamo nel centro, ruotiamo a destra, sentiamo le costole di sinistra che vogliono andare verso il fianco destro. Ritorno nel centro, cambio lato e sinistra e ritorno in centro e ritorno giù di nuovo, appoggio il capo, prendo aria, fuori aria vengo su e ruoto le costole, non sono alle spalle, non è la testa, ma sono, è il torace che vuole ruotare. Sentiamo bene il fianco sinistro giù, non si solleva dal tappetino, ritorno al centro, prendo aria, faccio la stessa cosa, a sinistra il bacino è stabile. Ritorno nel centro e ritorno giù. Un'ultima ripetizione e fuori aria vengo su nel centro. Prendo aria, ruoto verso destra,
Voglio rimpicciolire la diagonale tra costole e fianco. Ritorno in centro, sento sempre la testa pesante nelle mani. Curiare a sinistra, ritorno in centro e ritorno giù e lascio. Ok, allungo le braccia e la posta, chiamo la gamba destra a tavolino. Stretch, mandiamo il tacco al soffitto, ripiego. Rimango qua e disegno dei piccoli cerchietti con la puntina del piede. Sento proprio il femore che gira nell'acetabolo. E prima in un verso, sentiamo che il piede sinistro preme bene sul tappetino, il bacino è stabile. E poi nell'altro. Fuori, in, fuori, in, fuori, stop. Piego, scendo, appoggio tutto con la gamba sinistra. Adesso sentiamo bene la diagonale di supporto del piede destro e della scapola sinistra. Stacco la gamba destra, sinistra a tavolino. Stretch, mando il tacco al soffitto. Il bacino è fermo. Sento l'ischio che vuole andare verso il malleolo destro. E piccoli cerchietti. Fuori, in, fuori. In, bene il fianco destro giù, bene le costole di sinistra giù. Ancora, reverse, cambio il verso. E 3, e 2, e 1, e stop. Piego, ritorno, scendo, ritorno giù. Riscaldiamo anche un pochino i muscoli della colonna vertebrale, quindi andiamo a fare retroversione, schiacciare il tratto lombare e ritorno di nuovo avanti. Fuori aria retroversione, chiudo una zip dal tubo all'ombelico e ritorno avanti, scivolo sul tratto lombare, schiaccio il tratto lombare al tappeto e spingo un pochino il tubo in avanti, vado in retroversione e rimango qui. Adesso è il momento di attivare i nostri glutei, premiamo bene i piedi sul tappetino, srotoliamo la colonna dal tappetino, una vertebra dopo l'altra. Inspiro, rimango e fuori aria snocciolo la colonna immaginando che sia una colonna di perle, appunto voglio appoggiare una perla dopo l'altra fino ad arrivare all'osso sacro e ritorno giù e rilasso i glutei ancora due volte, mando prima il pube all'ombelico, penso che l'osso sacro è come se fosse una codina che voglio nascondere tra le gambe. Vengo su, le ginocchia sono lunghe verso la parete avanti a noi. Stacco una vertebra dopo l'altra, sentendo bene i muscoli posteriori delle cosce lavorare insieme al bustino stretto. Le spalle sono aperte, inspiro e fuori aria srotolo lentamente, snocciolo la colonna. E ritorno giù. E l'ultima volta vado fuori aria. Attivo i glutei, stacco il bacino, mi fermo alla puntina inferiore delle scapole, quindi sentite il peso tra le scapole e non sul collo. Da qui immaginiamo di avere due tazzine di caffè sulle spine iliache, sulle ossa dei fianchi. Voglio rovesciare una tazzina di caffè a destra e la voglio riportare su. Prendo aria e fuori aria voglio rovesciare la tazzina di sinistra. Sento bene come preme il piede destro al tappetino. E ritorno su e ancora destra e su. L'ultimo, sinistra e su. Prendo aria e lentamente mi srotolo e scendo e ritorno giù. Ok, da qui. Ci portiamo sul fianco e piano piano ritorniamo su. Ok, grazie mille. Per oggi è tutto. Ci vediamo per il prossimo allenamento, per i prossimi esercizi a casa. State a casa. Buona giornata.